Oggi presentiamo il cambiamento per il nostro Trentino, il cambiamento della pubblica amministrazione che non solo si aggiorna al digitale, ma identifica un percorso di crescita, di competenze anche umane, oltre che infrastrutturazione tecnica, per passare a un sistema di erogazione di servizi partecipato, trasversale, condiviso, che parte dal basso. 45 milioni che si dividono in 25 milioni a favore soprattutto degli enti locali, del sistema pubblico trentino dei comuni, che in 2 anni ha visto il grande lavoro di una cabina di regia tra Trentino Digitale, Consorzio dei Comuni e la Provincia per cercare di farli crescere, portarli a un livello sicuramente superiore al passato, ma dobbiamo fare ancora di più. 25 milioni da spendere per creare un percorso digitale, quello che dicevo, di erogazione di servizi, di vicinanza al mondo degli utenti, quindi dei cittadini e delle imprese, diverso dal passato, sconosciuto oggi. Un wallet dei servizi, un approccio molto attento al percorso, alla burocrazia che sarà ridotta. Abbiamo bisogno poi, col piano nazionale complementare, di altri 20 milioni che ci sono stati concessi sul progetto Bandiera, un progetto che ha 4 obiettivi importanti: l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, la crescita delle competenze, la trasformazione digitale complessiva del nostro territorio. Sono ambiti nei quali la provincia è impegnata. Sono 2 anni di lavoro che è stato portato con grande capacità, con grande competenza a termine anche da Trentino Digitale, dalle sue componenti anche della pubblica amministrazione più attenta ai comuni. Un percorso che oggi viene presentato e che nei prossimi 2 o 3 anni si completerà in maniera più completa, più opportuna e chiaramente più definita. Oggi abbiamo l'occasione per presentare a tutto il nostro sistema pubblico, non solo provincia, ma soprattutto comuni, quello che è il percorso che li aspetta e quello che la provincia può fare al loro fianco.